Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi un tenore di arricchimento, il maestro Augusto Fiore. Il maestro Augusto Fiore è di Posa, provincia di Livorno, il nato l'11 gennaio 1966. Ha iniziato per 12 anni, a 12 anni. Inizialmente la prima voce era di Carlo Giorgio Canzo, che poi per motivi di lavoro è andato.
grande luogo si trova nel Settecento, si chiamava Ari, nord Europa, Germania, Inghilterra, che a un certo punto viene commissionata un'opera che poi diventerà il suo lavoro, no? Si intitola Le ultime sette parole di Cristo sulla croce, per la cattedrale di Cadice, Spagna. Si interessa talmente tanto a questa tradizione di italiana, di spagnola, di siciliana, perché ci ha parlato di questo regno, che attribuisce alle parole un grande significato e redige queste piccole sei sonate per orchestra, una delle quali è in verità l'ultima parola di Cristo sulla croce. Ne seguiremo alcune da parte dei narratori, come quella Dio mio, perché mi hai abbandonato, o sette. Diversi sono i testi attribuiti a questa melodia, uno dei quali è proprio il testo della
pensavano di tirarlo. La madre è stata dolorosa di fronte alla croce in lacrime da cui pendeva il figlio e la cui anima fuggente, la testa dolente, l'alma aveva attraversato. Vi ricordate? 33 anni prima, la presentazione del Tempio, questo è ovvio. Chi conosce Gesù il Salvatore di Israele e si rivolge alla madre dicendole: Monica, la mamma ha trafficato il tuo cuore. Questo è il momento che io credo che sia per la persona. I nostri lamentatori adesso si ispirano proprio nel
Thank you.
Adesso riascoltiamo il sestetto con una composizione di Giancarlo Tiffi, La mia madre. In realtà non è una faccia funebre, è più altro un pensiero funebre cosiddetto. Tecnicamente mette la faccia funebre a tre ritornelli e poi la quinta, la quarta parte viene poi eseguita in tonalità maggiore. Grazie.
preoccupato durante la sua vita di dirigere vari contesti patrimonialistici fin dal 1912-19 e fondo delle molte carte sinfoniche, ha eseguito con successo anche all'estero, prevalentemente negli Stati Uniti d'America. Sospetto di atti di percussione a dire parole, questo di segnali di thank you.
quae factus est obedience nobis usque nobis morte autem crucis. Cristo per noi si è fatto obbediente fino alla morte ed ha accettato noi in croce. Ascoltiamo la testimonianza
Grazie.